Ciao a tutti e benvenuti sul Germoglio Veg. Io sono Adeline. E io sono Luca. Oggi realizzeremo un dolce fresco, goloso e morbidissimo. Prepareremo una torta vegana allo yogurt con fragole e pistacchi. Iniziamo! Cominciamo dalla realizzazione della crema allo yogurt. Versando all'interno di un colino precedentemente ricoperto con della garza sterile 500 g di yogurt di soia senza zucchero, che lasceremo poi riposare in frigorifero per una notte. Il giorno seguente lo yogurt dovrebbe aver rilasciato tutta l'acqua in eccesso, quindi dopo averlo trasferito all'interno di un'altra ciotola aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero a velo. A questo punto, con l'aiuto di una frusta elettrica, montiamo il nostro yogurt, fino ad ottenerne una crema omogenea e compatta che conserveremo poi in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Dopodiché dedichiamoci alla preparazione della base della torta. Versando all'interno di una ciotola 270 g di farina 00, 75 g di zucchero di canna, 22 g di lievito per dolci, 185 g di yogurt di soia al naturale, 150 ml di bevanda vegetale all'avena, 90 ml di olio di semi e 7 ml di aceto di mele. Quindi amalgamiamo bene tutti gli elementi fino ad ottenerne un composto omogeneo. A questo punto ungiamo ed infariniamo molto bene con un po' di olio di semi e farina 00 una teglia percrostata di diametro 30 cm. Questo passaggio è fondamentale per far sì che la torta si stacchi dalla teglia una volta pronta, per cui assicuratevi che non rimangano delle zone scoperte. Una volta terminata questa operazione, versiamo il nostro impasto all'interno dello stampo partendo dai bordi per poi andare verso il centro. Quindi, con l'aiuto di una spatola, stendiamo bene il tutto, stando attenti a non rovinare lo strato di farina sottostante. A questo punto, inforniamo il tutto a 180 gradi con forno in modalità ventilata per 15-20 minuti. Nel frattempo, tagliamo 5 fragole a cubetti più o meno grandi, non è importante che siano tutti delle stesse dimensioni. Quindi, una volta ben fredda, sformiamo delicatamente la nostra torta dallo stampo e riempiamo il centro con la crema allo yogurt precedentemente messa da parte. Con l'aiuto di una spatola formiamo un tema decorativo abbastanza naturale. Su un lato della torta posizioniamo a piacere 3 fragole, di cui una tagliata a metà, le fragole precedentemente tagliate a cubetti e terminiamo con della granella di pistacchi. Questa deliziosa torta allo yogurt si conserva in frigorifero all'interno di un contenitore ermetico fino a 3 giorni e la base può anche essere congelata. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Noi speriamo tanto che la ricetta vi sia piaciuta e che proverete a rifarla. Se vi va di supportarci potete lasciarci un pollice in su o un commento qui sotto e per non perdervi nessuna delle nostre ricette iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Noi vi ringraziamo per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!